Ipnopodcast. Ipnosi positive e professionali per rilassarti e migliorarti a occhi chiusi. La voce che ti accompagna è di Alessandro Calderoni. Rieccoci, ben ritrovati in nuova puntata di Ipnopodcast, l'unico podcast che non puoi ascoltare mentre sei alla guida o affaccendato in qualcosa di pericoloso e impegnativo. Allora oggi ci occupiamo di cambiamento, il tuo specificamente. Tutti abbiamo conosciuto, dimmi di no, persone che parlano continuamente di far qualcosa, devo fare qualcosa, devo cambiare qualcosa, devo realizzare uno dei miei sogni più cari e poi non fanno altro che bla 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 parlare e non passano mai all'azione. E abbiamo conosciuto purtroppo anche tutti quelli che si lamentano costantemente nella loro vita e della loro vita, o magari delle persone che hanno intorno, del loro lavoro, e poi anche lì non fanno mai nulla per cambiare le cose. Ammettiamolo, spesso è più facile notare questa roba qui, no? Questo modello negli altri, piuttosto che riconoscere che a volte facciamo la stessa cosa. Allora, il fatto che stiate ascoltando adesso queste parole e non gettiate le cuffie da qualche parte o non spegnate significa che magari hai già fatto questo primo passo, cioè hai riconosciuto che è possibile che tu abbia rimandato abbastanza a lungo un cambiamento nella tua vita e adesso è ora di fare qualcosa. Qualunque sia il cambiamento che vuoi fare, che si tratti di trovare un nuovo lavoro o di adottare uno stile di vita più sano o di viaggiare, di trasferirti, insomma di cambiare qualcosa di specifico nella tua vita, magari lo hai rimandato, beh, è probabile che ti spaventi un po', normale. Ci creiamo delle routine, ci creiamo delle abitudini, qualcosa di nuovo spezza le routine e le abitudini, è un'incognita e quindi è un rischio e quindi genera ansia. I grandi cambiamenti possono spaventare, ma anche i piccoli cambiamenti possono spaventare. Di solito ci sentiamo più sicuri quando ci aggrappiamo a quello che è familiare. Ma se ci aggrappiamo sempre e solo a quello che è familiare e confortevole, di fatto rischiamo di non vivere mai veramente o di non fare mai qualcosa di interessante. Ciascuno di noi cammina attraverso la propria vita in qualche modo, alcuni camminano, come dire, in punta di piedi, per poter arrivare al sicuro, cioè alla morte, come dice il proverbio. E quindi forse ci sono aspettative anche più divertenti. Viviamo in un periodo della storia dell'umanità in cui è possibile scegliere. Puoi scegliere tutto, puoi scegliere sempre, non sei più costretto a scegliere una professione per tutta la vita o a rimanere bloccato in un luogo, in una situazione per decenni, come accadeva un tempo. Allora cosa possiamo fare per passare all'azione e iniziare a effettuare un cambiamento? La risposta più semplice è cominciare in piccolo. Invece di buttarti così nella mischia delle cose più grandi e più impegnative, puoi cominciare a fare piccoli cambiamenti qua e là per uscire gradualmente dalla tua vecchia routine, per sentirti più a tuo agio con quello che non ti è già familiare. Infatti spesso chiedo ai pazienti di scegliere una cosa nuova da fare ogni giorno per i prossimi 30 giorni, piccole robe, magari una nuova strada per andare al lavoro, un nuovo tipo di cibo, o magari un nuovo tipo di musica, o nuova marca di dentifricio, o dormire dalla parte opposta del letto, queste cose. In questa maniera cominciano a cambiare artificialmente nel piccolo, ma spontaneamente i propri schemi di pensiero, di routine. Quindi fare qualsiasi tipo di cambiamento, da riordinare i mobili a una passeggiata in un posto nuovo, stimola il cervello perché lo mette in una modalità di esplorazione, che è la modalità contraria rispetto a quella invece di pericolo, di nascondersi, di evitare. Esplorare, sviluppare curiosità, maneggiare piccoli cambiamenti, fa contattare dal vostro cervello le esperienze nuove e inedite, quindi vi abitua sempre di più ad apportare cambiamenti nella vita e quindi abitudine dopo abitudine a poco arriverete ai cambiamenti più interessanti o quelli che scompongono e ricompongono la vita in maniera più soddisfacente. Come al solito, cosa dobbiamo fare? Basta che tu ti stravacchi da qualche parte, una poltrona, un letto, una chaise longue, un divano, testa appoggiata, niente di incrociato, e poi, a poco, lascia semplicemente che la mia voce ti guidi. Ora, se non hai ancora chiuso gli occhi, puoi farlo adesso, mentre ti prepari a rilassarti molto profondamente
E mentre ascolti queste parole, puoi respirare comodamente. Vorrei che notassi semplicemente la posizione delle tue mani, la sensazione di ciò su cui sei appoggiato, e vorrei che fossi curioso sul modo in cui i muscoli all'interno del tuo corpo possono rilassarsi tutti da soli, senza che tu debba fare alcunché. Puoi semplicemente notare come le spalle possono cominciare a sciogliersi e i muscoli del viso a distendersi, come quelli della mascella ad ammorbidirsi, perché tu sai che aspetto ha una persona quando comincia a sonnecchiare. E si possono notare i piccoli cambiamenti in quel volto e in quella respirazione, mentre si addentrano in profondità attraverso quelle vie interne. L'ipnosi consiste nel trovare quel punto a metà strada tra il sonno e la veglia, in cui è possibile assorbire le cose a livello istintivo, in modo da notare che i pensieri nella mente iniziano a rallentare e a mano che il ritmo del respiro si fa più lento e ancora più calmo, ci si può iniziare a chiedere quali tipi di immagini associare al benessere. Forse una vista di un luogo che si ricorda di aver visitato, un paesaggio o uno scenario acquatico, o forse il tuo luogo preferito che ti ricorda la calma profonda e il riposo. E solo per un momento vorrei che ti facessi un'idea di quella vista, di quel panorama nella tua mente, e di come sia guardare fuori nella tua mente, verso quel paesaggio rasserenante. Mentre ti rilassi ancora di più e lo fai. E poi vorrei che vagassi tra i tuoi ricordi di musica, di voci, di suoni naturali, che associ al benessere, al rilassamento, e vorrei che ne scegliessi uno solo, un suono solo, che associ proprio al riposo, al comfort. E vorrei che ti sintonizzassi con quel suono proprio adesso, ascoltando quel suono, notando come fa vibrare l'aria attorno a te, in modo da ricordare a tutte le cellule di quel corpo che è il momento giusto per rilassarsi adesso. E poi puoi diventare consapevole di una sensazione fisica che associ al benessere o al comfort di qualcosa che puoi toccare o sentire, magari accarezzando un animale domestico o facendo un massaggio. Lascia che ti venga in mente una sensazione particolarmente rilassante in questo momento. E puoi permetterti di sentire la realtà di tutto questo mentre ti rilassi ancora più in profondità. E tutte le cellule del tuo corpo si sostituiscono continuamente, anche quelle che compongono la tua pelle. Sono completamente diverse dalle cellule che componevano la tua pelle 2 mesi fa. E il tuo corpo è composto per il 70% circa di acqua. Ogni molecola di acqua in quel corpo in questo momento è differente dalle molecole di acqua che erano in te 1 mese fa. E persino dal rivestimento dello stomaco, che è costituito da cellule completamente nuove rispetto a quelle che c'erano 1 settimana fa. Come essere umano
sei meravigliosamente attrezzato per adattarti e per imparare, perché ti sei evoluto per poter prosperare nell'umidità, nel calore, nel freddo gelido, a seconda della zona del mondo, dall'India all'Artico, se fossi nato in un altro continente o in un altro periodo della storia. Parleresti un'altra lingua, avresti credenze diverse, ascolteresti musica differente, forse avresti coltivato talenti e capacità diverse. Noi rimaniamo sorprendentemente flessibili, adattabili, per tutta la vita. Anche le persone che hanno subito danni cerebrali hanno perso i centri del linguaggio nel loro cervello, tanto che i medici avevano previsto che non avrebbero mai più parlato. Spesso sono stati per mesi e anni in grado di in qualche modo adattarsi mentre il cervello si ricreava, e hanno ricominciato a volte a parlare o a emettere dei suoni, a articolarli, a capire parti di linguaggio. E ci sono artisti e performer che hanno cominciato a fare il loro mestiere a 60, a 70 anni e hanno scoperto talenti che non sapevano di avere. Quindi, come essere umano, sei intrinsecamente brillante e capace nel cambiare, nell'imparare, nell'adattarti alle novità. Il tuo cervello si nutre di nuove esperienze quando vieni stimolato, vieni messo alla prova. Abbiamo una fame istintiva di fare cose nuove, di esplorare, di essere intensamente curiosi. È un centro della mente con cui si può davvero entrare in contatto in questo momento. Perché lo sai, c'è un cambiamento che vorresti apportare alla tua vita. E se lo fai con successo, puoi conoscere tutti i numerosi benefici che ne deriveranno e in quanti modi andrà a vantaggio della tua vita il cambiamento. Ma è come se ci fosse stata una barriera tra te e quel cambiamento futuro, un muro di singoli mattoni che ti trattengono, e tu puoi allungare la mano e puoi toccare quel muro e puoi notare la sua consistenza e il suo colore. E forse quei mattoni sono costituiti dalle preoccupazioni per le cose che potrebbero andare male, o forse sono costituiti dall'esigenza di mantenere le cose come sono per non far vacillare la barca e mantenere le cose familiari, come seguire la stessa vecchia routine giorno dopo giorno, formando un bel solco sicuro mentre passi e ripassi e ripassi, e seguire quel solco giorno dopo giorno, sognando sempre tutto quello che può trovarsi appena al di là di quel muro. E per superare quel muro potrebbero esserci preoccupazioni reali da affrontare, come quando una persona che conosco è passata dal lavoro d'ufficio all'attività di personal trainer a tempo pieno. Doveva prima risparmiare abbastanza denaro per mantenersi mentre costruiva la sua base di clienti, e quindi ha fatto questa transizione gradualmente, ed è per questo che è importante riflettere su come affronterai gli eventuali pericoli sul percorso durante questo cambiamento, in modo che quando effettui questa variazione con entrambi gli occhi aperti, tu abbia un piano chiaro, realistico, su come farlo con successo. Ma a volte può darsi che tu sia rimasto bloccato in una routine per pura abitudine, e ciò che ti blocca dal cambiare non è niente di particolarmente importante, sono solo un sacco di scuse, un aggrapparsi insensato a ciò che ti è familiare. Ed è proprio in questi casi che può essere molto utile
per iniziare a variare la tua routine, per uscire dalla tua routine, riorganizzare il luogo in cui vivi, visitare un posto nuovo, ascoltare musica diversa, leggere un altro tipo di libro, comprare i tuoi vestiti in un negozio differente, iscriverti a un nuovo corso, iniziare a fare regolarmente cose nuove, ampliare la tua capacità di apprezzare i cambiamenti per godere di ciò che è nuovo. E più lo fai, più noterai che il muro comincia a scretolarsi, i mattoni cominciano a cadere, quando la realtà di questo cambiamento ti si dischiude e inizi a vedere i passi nella tua mente. In questo momento, nei giorni e nelle settimane che arrivano, per il modo in cui lo farai davvero, sapendo quanto ti sentirai bene per aver fatto questo cambiamento, quei passi saranno sempre più chiari, sempre più determinati. E mentre il vecchio muro si sgretola davanti a te, mattone dopo mattone, e la strada da percorrere diventa più chiara e più luminosa, sempre più aperta, ecco, puoi notare che l'ultimo muro si sta sgretolando e si sta dissolvendo nel nulla. E vorrei che ti vedessi proprio lì, in un futuro molto vicino, a fare il prossimo passo per effettuare questa modificazione. Adesso è tutto qui, e la parte più profonda della tua mente può onestamente assorbire tutto questo come una realtà futura. E puoi riascoltare questa sessione ogni volta che vuoi, e ogni volta fare ulteriori passi avanti per la realizzazione del tuo cambiamento. E tra poco conterò da 1 a 5. Al 5 avrai gli occhi aperti, sarai fuori da questa ipnosi, e questo processo sarà già cominciato. Conterò da 1 a 5, al 5 avrai gli occhi aperti, sarai fuori da questa ipnosi, e il cambiamento sarà già cominciato. 1. Dalla punta dei piedi alla punta dei capelli tutto il tuo corpo è vivo, libero e sta bene. 2. Ogni singolo poro della tua pelle respira aria ed energia da questo spazio. 3. La tua attenzione si sposta dall'interno verso l'esterno, riagganci i dettagli della postura del tuo corpo. 4. Il respiro più profondo della giornata. E 5. Occhi aperti e stai piacevolmente bene, più vigile e riposato. Alla prossima puntata. Ipnopodcast. La voce che ti accompagna è di Alessandro Calderoni.